La normale attività fisica e cerebrale permette ai neuroconnettitori di adempiere in modo efficace al loro compito, ovvero trasmettere al cervello tutte le informazioni necessarie per un corretto funzionamento delle attività psicomotorie quotidiane. In determinate situazioni l'incontro con alcune persone porta al verificarsi di scompensi cerebrali che causano un erroneo funzionamento del normale flusso neuronale, alterando la trasmissione di dati e provocando strani comportamenti nelle persone. Ogni anno numerose equipe di studiosi si raccolgono nei dintorni di Bellamonte per osservare sul campo il radicale incremento di tale fenomeno.